Cari ragazzi, signori, signore, signorine e tutti quanti insieme, ben ritrovati qui a Radio Science, alla trasmissione di che cosa stiamo parlando. Chi vi parla è Miro Cortini. Da un po' non ci sentiamo, la volta precedente per problemi tecnici non siamo andati in onda. L'ultima trasmissione che abbiamo fatto è stata un'intervista con un ospite gradito, che spero che sia stato di vostro gradimento la trasmissione, com'è andata. Questa volta voi vedete se siete collegati con Facebook, o quando andrete a vedere su YouTube. Un'immagine accanto all'immagine classica che c'è della mia trasmissione. È un'immagine di un vulcano. È un vulcano che è una foto mia, e quindi questo cosa vi fa pensare? Che vi parlerò vi anticipo che vi parlo di un viaggio, del viaggio più grande che ho fatto in vita mia, già ormai. 9 anni fa, era il 2009, e parliamo di Centro America, parliamo di Nicaragua, di questo paese abbastanza sconosciuto a tanti, che ha informazioni anche poco veritiere, poco corrette, attorno a un alone un po' particolare. Questo stato, per dire, del Costa Rica ci sta tanto, c'è anche tanta pubblicità, è abitato, diciamo, ormai da tanto tempo, comunque frequentato da tantissimi italiani, il Costa Rica, ma il Nicaragua no, perché c'è un alone un po' di mistero, di paura rispetto a questo paese, che poi non lo giustifica. Ma comunque partiamo proprio da zero, dalla partenza. Ah, una cosa, scusate, un piccolo richiamo. Ieri, aprendo Google, ho visto l'immagine di un grammofono. È il centenario, della scoperta del grammofono, l'ingegner Berliner, che ha trasformato il mercato e il mondo dei suoni, nel senso che per la prima volta per ascoltare musica non bisognava andare ad una festa o ad un concerto o ad un teatro dove veniva suonata la musica, ma la musica da quel momento in poi diventa mobile, fino ad arrivare con le varie evoluzioni al vinile. Ora al CD e ora anche la musica in rete e quant'altro. Quindi veramente è stata una rivoluzione, è come la scoperta del telefono, insomma, nel campo della musica, è veramente molto importante. Va ricordato e questo faccio volentieri. Ecco. Allora, questo viaggio, perché questo viaggio e perché questo paese? Vado un po' a ruota libera e racconto proprio, più che dati sul paese, sulla sua composizione, voglio raccontarvi proprio l'esperienza, perché per me è stato il viaggio un po' della vita, il viaggio più importante che ho fatto, il primo viaggio intercontinentale, l'incontro con il nuovo mondo, per quanto mi riguarda. Intanto la motivazione primaria è perché sono andato a trovare un amico, sono partito da solo, sono andato a trovare un amico che ha deciso di trasferirsi e vive in questo paese, in Nicaragua. Prima a San Juan del Sur, dove io l'ho incontrato, che è un posto turistico, San Juan del Sur, ripeto, e ora si è spostato in un paese molto antico, che è stata anche la capitale del Nicaragua. León è la seconda città del paese, è a nord, è all'interno, non è sul mare, è la capitale degli studi, nel senso che c'è un'università
molto importante, ma a parte questo è un posto molto tranquillo e turistico perché per queste casette particolari, con questi patio tipico sudamericani, con la principessa del riposo, che così ho chiamato l'amaca, che ho incontrato e ho provato lì, ho provato anche qui da noi, ma l'amaca, dovete lasciarmi dire che è il massimo del rilassamento, non c'è massaggio che tenga, non c'è, in una natura incontaminata che lì si trova, con suoni di uccellini o magari vicino all'oceano, all'oceano, in questo caso parliamo dell'oceano Pacifico. Sappiamo bene che il Nicaragua ha i due oceani, e essendo in Centro America è bagnato dall'Oceano Atlantico e dall'Oceano Pacifico. L'Atlantico è un po' movimentato, e non è neanche abbastanza attrezzato a livello turistico. Il Pacifico di più, anche perché appunto uragani lì non ne arrivano. E quindi è molto più tranquillo, più sicuro. E insomma, ecco, voglio dire, sentire le onde del Pacifico morbide, perché dove ero io era una baia e quindi non era mare aperto, e stare su un'amaca, io penso che non ci siano momenti più di possibile rilassamento. L'amaca, fra l'altro, bellissime, fatte a mano da loro in alcuni casi, non sono solo, ci sono anche quelle fatte industrialmente, ma io ho avuto il piacere di comprarne una da un signore anziano che mi ha raccomandato, per quel poco che ho capito io in spagnolo, ma ovviamente del lavoro, della fatica, della scelta dei colori, della tessitura e dei colori pigmentati naturalmente di questa amaca coloratissima che ho portato a mia nipote. Insomma, è un ricordo a me molto caro, e comunque, ecco, appunto, provate l'amaca, e se non riuscite a rilassarvi lì, non c'è psicofarmaco che tenga, ecco, voglio dire, perché è veramente una cosa, è ritornare in una culla, è ritornare in un grembo materno, in un posto se c'è un bel clima, e dei bei suoni del mare e della vegetazione che si muove col vento, insomma è abbastanza forte come esperienza. Bene, ecco, allora, perché in Nicaragua? Perché sono andato a trovare questo amico, di cui volentieri vi lascio nome e cognome, perché lui abita lì e lui gestisce una specie di piccola pensione, potremmo chiamarlo, un piccolo hotel non costoso. Però Miro, assolutamente. scusami se ti introietto a gamba tesa. Può Sì. essere un bed and breakfast quello che gestisce? Praticamente sì. Sì, un bed and breakfast con però anche degli apericena alla sera. Cioè, è organizzato, che sono collegati con altri. E si può anche. È praticamente un hotel, insomma, un piccolo hotel, ecco, che Ottimo. gestisce lui assieme ad altri. Non è stata la sua prima esperienza di lavoro, faceva altro, e in più è diventato anche un produttore di illuminazione naturale, cioè lui va nelle spiagge a raccogliere rami o reperti fluviali, lì lavora parzialmente e li decora e costruisce delle lampade funzionanti, e si è fatto anche un po' un nome, insomma, nel paese dove si trova. Ecco, quindi vi lascio il suo nome e cognome, lo trovate su Facebook, potete scrivergli per avere tutte le informazioni per un eventuale viaggio, per le rassicurazioni
che appunto questo paese è un paese veramente interessante e che è sicuro. Non è, ovviamente, come tutti i paesi centroamericani, sudamericani, bisogna avere alcune accortezze, chiaramente, non è che è come andare, però oggi nel mondo accortezze bisogna averle ovunque, anche se vai a Milano, ecco, per intenderci. Niente, il suo nome è Massimo Argnani, 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 e la sua mail è Vastu, che era il nome del negozio che lui aveva qua in Romagna, che ha lasciato tutto ed è partito. Vastu 09. Vastu scritto normale, cioè non W, Vastu 09 @gmail.com. Ecco, sono andato a trovare questo amico che mi ha introdotto un po' nelle cose del paese, mi ha ospitato i primi giorni e poi dopo io ho cominciato a girare da solo con le mie coordinate, con quel po' di spagnolo che poco a poco poi invece cominciavo ad abituarmi a gestirlo sempre di più. Comunque, questo viaggio intercontinentale, il primo impatto è stato lo scalo, ho fatto un Bologna-Madrid, Madrid-Miami, perché di solito si passa da Miami, e Miami-Managua. Managua è la capitale. La capitale è come tutte le capitali del centro e sud America, è una città abbastanza pericolosa, soprattutto le periferie, perché c'è un'estrema pobrezza, come la chiamano loro, cioè estrema povertà, e quindi la delinquenza purtroppo è all'ordine del giorno, e insomma non è molto sicuro. Tant'è vero che infatti lui mi è venuto a prendere, era di notte, parliamo di, era novembre, è primavera per loro, novembre, inizio primavera, di notte, e subito sono salito su questo SUV assieme al suo amico, e via siamo partiti senza. Non ho visto neanche 2 secondi la città assolutamente. E niente, mi sono trovato al mattino in questa baia stupenda, che può ricordare, ricorda, se potete andare a vedere immagini anche con Google Maps, la baia che c'è a Rio de Janeiro. Che in questo senso è molto, molto più in piccolo, ovviamente, però ha questo semicerchio, e proprio per ricordare la piccola Rio de Janeiro, i nicaragüensi hanno costruito sul lato destro, in cima alla collina, un Cristo con le braccia aperte, molto più in piccolo. Di quello che c'è a Rio de Janeiro, e insomma ti sembra di essere in una Rio de Janeiro senza i grattacieli, senza la nevrosi di quella città che mi raccontano, io non ci sono stato, e in questa baia unica, perché così raccoglie, insomma, anche lì parliamo, sembra di essere in una culla. E dentro questa culla cosa c'è? C'è l'oceano. E l'impatto con l'oceano, io ho detto, ah, vado a fare il bagno, proviamo, piano piano, so nuotare, cioè, non ci sono problemi, l'acqua è calma, provate l'onda dell'Oceano Pacifico, è una cosa sconvolgente, cioè, senti tutta la potenza del mare racchiusa in quella onda che ti travolge e ti riporta quasi a riva, quando l'acqua ti arrivava al collo. Ecco. E già solo questo impatto qui è stato una cosa potente. Sono veramente in un altro mondo, lì mi sono detto, sono veramente in un'altra dimensione. Mi fermo qui e poi passo alla descrizione di quella foto, perché quella foto lì è la foto
del vulcano Madeira, dell'isola di Ometepe, che ho visitato molto bene, che è all'interno di l'isola lacustre più grande del mondo, in un lago grandissimo che è il lago Nicaragua, in lingua nica, lago Cocibolca. Qui do la parola invece alla regia per un po' di musica, che speriamo, se siamo fortunati, che ci sia un po' di musica latinoamericana, ma accettiamo tutto, perché comunque parliamo di intercontinentale, quindi tutta la musica, poi dopo aver parlato del grammofono, tutta la musica è bella, tutta. Quindi Esattamente, caro Miro, esattamente. Mi spiace che non ho della musica latinoamericana, che all'occorrenza sarebbe stato il top, però voglio comunque omaggiare con Tony Peterson, questa è la sua Games, quindi buon ascolto, non c'è altro da dire. buon ascolto. What's left, so I cross an icy lake with my head hung down and my tail between my legs. Ever since the winter came, we've been at it again. We burn the bridge between our friends, and we keep spinning round these games, games, artistic loneliness, and your bruised heart chalked all up to self-defense, keeps us spinning round in games, games, games. I cross an icy lake with my head hung down and my tail between my legs. These games, games. Eccoci qua, ritornati dopo questa bella musica che ci ha un po' distolto dal racconto che vi sto facendo. E ritorniamo a quell'immagine che così andate a vedere su Facebook,
andate a vedere. È una foto fatta da me, quindi è scattata con il mio cellulare, quindi purtroppo non ha una definizione perfetta. Però questa foto, e da qui ci allarghiamo parlando del paese, che comunque riprenderò l'argomento del Nicaragua, perché vorrò parlare in maniera invece un po' più didascalica di questo grande progetto del Gran Canal, di un canale che taglierà in due questo paese, con effetti anche devastanti dal punto di vista ambientale, ma non solo, anche un'opportunità per il paese, secondo loro. Questa immagine pare un vulcano attivo, no? Che sta lanciando lapilli. Non è così, è un vulcano che è spento, cioè che risulta attivo, ma è spento da immemore tempo, nel senso che no, non ci sono documentazioni. È all'interno di questa isola, isola di Ometepe. Ecco, allora, parliamo proprio del vulcano. Queste immagini qui sono, siccome è appunto attivo al suo interno, ma nel fondo del cratere, i vortici che fanno tutti gli elementi in movimento hanno attirato in quel momento, in quell'attimo, ha durato mezz'ora, io ero in barca che stavo arrivando a quest'isola. Hanno attirato questa nuvola, era il tramonto, e quindi quello che può apparire un inizio di eruzione è invece semplicemente il rapire della terra, la terra che rapisce una nuvola. Mi è sembrata una cosa molto bella e molto poetica. E tutti si chiedono, a chi l'ho fatto vedere, ma un vulcano in eruzione? Una zona pericolosa? Assolutamente no. Ecco, l'isola di Ometepe è un'isola che da lontano, dunque, intanto l'isola di Ometepe è all'interno del lago più grande di tutto il Centro America ed è il terzo lago come estensione di tutto il continente americano. Tutto il continente americano, a parte i grandi laghi del nord che confinano col Canada, a parte quelli che sono enormi, giganteschi, è il terzo lago e del Centro America è il più grande. È un lago che per loro significa anche acqua che viene depurata. È un lago non molto profondo, il nome indigeno è Cocibolca, in questo momento adesso mi sfugge, ho perso l'appunto di che cosa voleva dire, ma comunque era legato all'uccello sacro azzeco. Ci sono reperti azzechi che si possono trovare in Nicaragua, non troppo curati purtroppo, non abbastanza valorizzati, questo dispiace. Però ecco, questa isola ha una forma quasi del segno dell'infinito, come un otto trasversale. E ci sono questi due vulcani, sono due. I vulcani, uno è Madera, questo che ho in foto, l'altro è Concepción, la cosa bella è che da lontano ti sembra di andare con il ferry boat che arriva, ci vogliono 4 ore dall'attracco che è vicino alla città coloniale più bella del Nicaragua, che è Granada, stupenda città coloniale. Una città più turistica di tutto il paese, con degli interni degli hotel e di alcune case ricche, molto belle, con giardini lussureggianti, veramente, veramente unici. Ecco, da lontano ti sembra un grande seno, adagiato in questo lago gigantesco. E quindi ti sembra di andare un po' a
al centro, al centro a fare un, è come fare un viaggio a ritroso, andare verso un seno di tranquillità, di bellezza, anche di erotismo, no? Che può suscitare questa visione qui. L'isola di Ometepe è molto conosciuta dagli ambientalisti perché ci sono tantissime, loro le chiamano le finca, cioè degli appezzamenti di terreno biologici, si coltiva il caffè, si coltivano il tabacco anche, il mais, insomma, non ha tantissimo territorio coltivabile, ma essendo terra vulcanica ovviamente è estremamente fertile. Ecco, questo lago qui, questo lago, una cosa bisogna dirla perché pochi lo sanno. Questo lago ha un emissario che va che è il Rio San Juan, che arriva fino all'Oceano Atlantico, mentre invece dalla terraferma fino al Pacifico, cioè dal versante opposto, ci sono appena 15-20 chilometri. Questo fa pensare che, essendo una regione grande attività vulcaniche, ci sono 29 vulcani di cui una ventina ancora attivi, fa pensare che questa è terra emersa e in quel punto lì i due oceani erano aperti e questo è il lago che è rimasto. E quindi era aperto, erano divise, erano due isole divise, il Nord America e il Sud America. Questo lo può confermare il fatto che ci sono ancora pochissimi, si nascondono perché vengono cacciati questi pesci unici, e sono gli unici, o in un altro posto al mondo, non mi ricordo dove, ma sicuramente lì ci sono ancora. Li chiamano i tiguron, che vuol dire i tigroni, e questi sono squali adattati all'acqua dolce. Questa è un'unicità unica del Nicaragua, non visibile perché si nascondono in questi isolotti che ci sono verso la parte dell'emissario, e perché sono cacciati appunto per la carne. Nicaragua purtroppo è un paese povero, che ha bisogno di turismo, che ha bisogno di essere rilanciato. Tantissimi abbiamo amici, abbiamo sentito dire di viaggi in Costa Rica. Il Costa Rica, raccontato dal mio amico che l'ha visitato molto bene, è molto bello anch'esso, ma non ha le particolarità che ha il Nicaragua. Il Nicaragua ha montagne, ha laghi, ha foreste subtropicali estesissime molto estese verso l'Oceano Atlantico, e anche non tanto abitate perché appunto la zona degli uragani lì è abbastanza, quando picchiano forte, insomma. Ma per esempio c'è nelle montagne a nord verso l'Honduras, c'è tantissima piantagioni di caffè, c'è la ruta del caffè, c'è proprio un itinerario che si può fare in mezzo a questi profumi di caffè nella stagione in cui sono maturi, che è fantastico. Per dire, io dopo che sono tornato dal viaggio mi sono trovato il caffè del Nicaragua, fatto da cooperative di contadini locali e biologico, e ecco, per me ha fatto molto piacere, vuol dire che si sta muovendo qualcosa, e questa cosa qui sta andando avanti. Anzi, è uno dei posti, assieme alla Colombia e il Brasile, dove c'è un museo nazionale del caffè, una grande produzione di caffè. Chiaro, non sperate di bere il caffè all'italiana, anche se qualcuno
alle macchine italiane, però è un po' diverso. E questo, ecco, per dirvi di questo paese così particolarissimo, con tanta vegetazione. Io vorrei raccontarvi, e con questo magari mi fermo, però riprendiamo la prossima volta se vi piace. Ah, una cosa che ho dimenticato: questa isola è Ome Tepe, ripeto, andate a vedere le immagini. È abitata dal 2500 avanti Cristo, quindi esiste da tantissimo. È una terra immersa, vulcanica. Quello che mi piace dire di questo paese è che di questa spiaggia dove io sono stato, soprattutto ho fatto riposo ovviamente, ero in vacanza, di questa baia che ricordava un po' una piccola baia di Rio de Janeiro, che in un certo punto mi è stato raccontato e l'ho verificato, in un certo punto della spiaggia. A una certa ora dello scendere del sole, si intravede proprio, ma dura pochissimo, si intravede nel profilo della montagna dove scende il sole, si intravede sotto questo Cristo, no? Il Cristo, quindi i conquistadores, tutto quello che ci è andato dietro, di bene che hanno fatto, ma non solo, perché hanno distrutto anche un popolo, i conquistadori, in questo caso gli Aztechi, si intravede, stilizzato ovviamente, la cara del Niño. La cara è il viso, cioè il profilo di un indio, locale, ma che può ricordare anche l'indiano del Nord America. E questa cosa qui è veramente, anche questa simbolicamente molto forte, perché sopra sì c'è il Cristo, ma sotto, nella roccia, è ancora scolpita la forza e le tradizioni, tradizioni indomabili degli indio che ancora, ce ne sono tantissimi, tantissimi meticci, certamente, ma comunque la loro origine è quella, e alla quale loro sono assolutamente molto, molto legati. Ecco, potrei raccontarvi, una annotazione, così di tipo politico. Il presidente del Nicaragua è stato rieletto nel 2007, mi pare, è Daniel Ortega, è una repubblica presidenziale di tipo democratico, ma non, cioè il capo del governo è anche il capo dello Stato, quindi questo vi fa dire che è una repubblica un po' di stampo vagamente dittatoriale. Un'unica cosa può ricordare questo: che tutte le mattine, dalle 7 alle 7:20 circa, in prima mattina, vengono mandati i discorsi del capo dello Stato continuamente in radio e in televisione, tutti i giorni, per un quarto d'ora, 20 minuti, per indottrinare le persone che si stanno facendo grandi cose, che Nicaragua crescerà, quando purtroppo invece è un paese estremamente povero in alcune zone, soprattutto la zona di Managua, che è la più pericolosa, è la più povera, e chissà perché. Povertà e criminalità vanno a braccetto, lo sappiamo anche noi, anche non andando molto lontano nella nostra penisola, purtroppo. Niente, questo posso raccontarvi di questo viaggio che ho fatto attraverso il lago, una notte, partendo dalla sera da Grenada, appunto, per arrivare fino a il paese esattamente si chiama
San George, se non sbaglio, San George, che è dalla parte opposta, dove inizia il Rio San Juan, l'emissario, che arriva fino a, poi dopo all'Oceano Atlantico. Ah, a ritroso invece, questo va ricordato sempre del lago, che quando i conquistadores, penetrando da questo, perché è navigabile, questo fiume, si trovano davanti questa enormità di acqua, di lago, e esclamarono: questo non è su un mare, questo non è su un lago, questo è su un mar dulce. Questo non è un lago, questo è un mare dolce, perché è veramente, sono 8.200 metri quadrati, mi pare, se non sbaglio dai miei appunti, che adesso sto perdendo. Sì, 8.200 metri quadrati, praticamente la superficie è uguale, è lungo 177 km, e ha una superficie uguale a quella dell'Umbria. Quindi terra di laghi, terra di spiagge, terra di foreste, e terra anche di allegria comunque. Ecco, io ho fatto questa traversata con questo ferry boat notturno, perché c'era questo, il primo grande, poi dopo ha continuato a farlo, il primo grande carnevale sull'acqua, cioè le barche venivano addobbate con tele, con amache, con tessuti, con anche palme, venivano addobbate come fossero dei carri, ma sul lago, insomma, nel porticciolo di San Carlos, e giravano lì davanti, invece che il classico carro per strada. Ecco, loro l'hanno voluto fare sul mare, perché comunque i due mari e questo lago enorme li lega all'acqua in maniera molto forte. L'acqua è la nostra madre, da dove viene tutto, e quindi in questo paese è veramente pieno anche di mistero e pieno di sensazioni forti che ti lascia, pur dandoti spazio, se vuoi, per farti una vacanza tranquilla, con attenzione, mantenendo presente alcune cose che comunque vanno tenute presente, però insomma, ecco, per fare un confronto con il Costa Rica è tutto piatto, è tutto ben organizzato, insomma. È come, per fare un paragone con le mie spiagge qui romagnole, è come andare in una bella spiaggia libera che c'è tra Marina di Ravenna e Lido di Classe, Lido di Savio, che è selvaggia, che però poi comunque puoi prendere il sole tranquillamente, c'è qualche bar così, oppure il centro di Rimini è tutto organizzato, tutto. Però insomma, alla fine è stanca. Ecco, questo è un po' il paragone. Non per parlare male del Costa Rica, che è l'unico paese, fra l'altro, questo va detto, è l'unico paese che non ha un esercito. E questo è una cosa, vuol dire che è un paese assolutamente pacifico. Purtroppo in Nicaragua invece ha avuto una storia un po' difficile alle spalle, e l'esercito anzi è molto presente. Con questo vi lascio, mi fermo, sono un po' emozionato perché è stato un viaggio molto importante per me, un viaggio della vita, insomma, un viaggio così, insomma, non l'avevo mai fatto, e non so se riuscirò a farne un altro simile. Non è costosissimo il viaggio, il biglietto aereo. Ricordo il nome dell'amico: Massimo Arniani, Vastu09, @gmail.com. Per informazioni lui sarà felicissimo di darvele, perché ovviamente se lo volete andare a trovare, o comunque andare a visitare questo paese, per lui è un piacere. E quindi con questo vi lascio alla seconda parte.
che ci sarà fra 15 giorni, dove vi parlerò di questo grande, enorme progetto del Grand Canal che dovrà spezzare in due e appunto riaprire quello che i vulcani e i detriti hanno chiuso. Questo lago è stato chiuso, ci sono i due oceani, ecco, riaprirli per il passaggio di navi petroliere ultra grandissime, enormi, che dovrebbe essere un rilancio per il futuro del Nicaragua, ma ci sono poi tante cose sotto. E il progetto, basta dire che è gestito da una grossa compagnia cinese. Ecco, quindi con questo vi lascio, spero di avervi interessato. Viva, viva i viaggi, viva il Nicaragua, viva il Centro America, il paese delle amache, il paese delle onde dolci dell'oceano. Vi saluto, un abbraccio e a presto, fra 15 giorni. Ciao Ugo, ti richiamo in regia se ci sei. Ugo.